In questo video faremo un tuffo nel passato di ben 23 anni, tornando all'ottobre del 2001, quando venne rilasciata una delle schede video più interessanti e più rivoluzionarie proposte da Nvidia in quei tempi, la GeForce 3 Ti 200. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con un video di retro hardware, infatti parleremo di questa scheda grafica che ha la bellezza di 23 anni appena compiuti, come sottoscritto in effetti, ma quella che vedremo oggi è anche una delle schede grafiche a mio parere più interessanti dal punto di vista dell'innovazione tecnologica che veniva proposta, confrontandola ovviamente con le schede di generazione precedente. Andremo anche a esplorare le prestazioni nei titoli dell'epoca, quindi del 2001, 2002, anche qualcosina del 2003, quindi ci concentreremo su quelli che sono stati gli aspetti anche rivoluzionari di questa scheda e vedere un po' come si giocava a inizio anni 2000 con una GeForce 3. Prima però di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Infine vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok, dove troverete tutti i contenuti brevi, ma in versione integrale, visto che su YouTube ancora adesso vengono tagliati a 60 secondi. Detto questo, direi di riprendere con le specifiche tecniche di questa GeForce 3. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, questa GeForce 3 Ti 200 si presentava come un refresh di quella che già era sul mercato da diversi mesi, cioè la GeForce 3 classica che era uscita a marzo del 2001. Questa Ti 200, diversamente da come siamo abituati al momento con le versioni Ti, che sono le versioni potenziate delle schede che abbiamo senza il suffisso Ti, in questo caso la Ti 200 era una versione un pochino tagliata in termini di frequenze rispetto alla GeForce 3 normale. Usciva poi nello stesso periodo, sempre ottobre 2001, anche la GeForce 3 Ti 500, che invece andava a superare la GeForce 3 classica, ma in questo caso, diversamente da come è oggi, avevamo tre schede grafiche che montavano lo stesso identico chipset e lo stesso identico quantitativo di memoria e con delle prestazioni che variavano solamente in base alle frequenze che venivano impostate. Infatti, vi spoilero subito, andremo a vedere questa scheda grafica sia a stock ma anche in overclock. In effetti, se vedete qua davanti c'è una ventolina che originariamente, almeno su questa customizzazione della Medion, che in realtà comunque è prodotta da MSI, non era disponibile, insomma, non era montata. Sono andato a mettere questa ventola perché vedremo i risultati anche in overclock andando a utilizzare questa scheda grafica con delle frequenze anche superiori al modello di GeForce 3 normale, avvicinandoci veramente tanto a quelle che sono le frequenze e di conseguenza le prestazioni della GeForce 3 Ti 500, che all'epoca era il modello top di gamma. Parlando nello specifico del core di questa scheda video, abbiamo una GPU basata sul chip NVMe 20, su architettura Kelvin di Nvidia e con processo produttivo a ben 150 nanometri. Ora ormai siamo arrivati ai 4 nanometri, mi pare, quindi veramente parliamo di archeologia quasi informatica. Il core count di questa scheda ovviamente non si basava sui CUDA core perché non erano ancora stati inventati, ma al suo interno troviamo 4 pixel shader e un vertex shader. Il comparto memoria di questa scheda grafica è composto da 64 MB di VRAM di tipo DDR con un bus a 128 bit per un bandwidth complessivo di, pensate un po', 6,4 GB al secondo. Per quanto riguarda la connettività di questa scheda, ritroviamo un connettore AGP 4x per interfacciarsi alle schede madri dell'epoca. E come uscita video invece abbiamo la classica VGA, una uscita composita e una S-Video. Passando ora a quelle che sono state le innovazioni introdotte con questa serie di GeForce 3, troviamo prima fra tutte il supporto alle DirectX 8, che all'epoca ovviamente erano qualcosa di nuovissimo. Inoltre, un'altra cosa molto importante è stato l'utilizzo per la prima volta di un anti-aliasing non basato su super sampling, il che vorrebbe dire sostanzialmente renderizzare il gioco a una risoluzione molto più ampia e poi downscalarlo per cercare, ecco, di smussare tutti quelli che sono gli angoli, insomma, le linee seghettate. In questo caso invece le GeForce 3 utilizzavano il multi-sampling
sampling anti-aliasing, quello che conosciamo oggi come MSAA, cioè andava a smussare tutte le linee geometriche che componevano un rendering, ma non le texture. Quindi in realtà, ovviamente, a livello di qualità grafica rimaneva superiore, rimane superiore tutt'oggi, credo, il super sampling, ma in termini di carico di lavoro era molto più leggero questo tipo di anti-aliasing rispetto al super sampling. L'altra funzionalità importantissima introdotta con questa serie di schede grafiche è stata la possibilità di programmare i pixel shader e le vertex shader. In questo modo veniva data piena libertà agli sviluppatori di programmare effetti grafici luminosi di ombre sulla scheda video, non in modo da, ecco, avere tutti lo stesso effetto luminoso, le stesse ombre, ma da poter customizzare a livello proprio di motore di gioco quelli che erano gli effetti, insomma, di rendering. Quindi questa scheda grafica, veramente, vi avevo già anticipato, ma portava tantissime novità, tra cui tutte queste che abbiamo visto qui. Passando velocissimamente alla piattaforma di test, in questo caso abbiamo utilizzato una piattaforma che è un pochino più recente, in realtà del 2003, basata sul Pentium 4 3000 a 3 GHz, il primo tra l'altro che va a utilizzare il dual channel di DDR1 con un frontside bus a 800 MHz, 500 MB di cache di livello 2 e ben 2 GB di RAM di tipo DDR1 a 400 MHz cache latency 3. Come scheda madre abbiamo una Asus P4P800 e come dissipatore un dissipatore Cooler Master più o meno stock che riesce a dissipare senza problemi la CPU, e come alimentatore abbiamo invece un Seasonic da 350 watt. Anche questo basta e avanza per alimentare questa configurazione. Il case è uno che avevo in casa, e anche come hard disk abbiamo un IDE da 40 GB. Come sistema operativo abbiamo utilizzato invece Windows XP Service Package 3, quindi anche questa è una versione di Windows XP un po' più recente, ma per comodità, perché avevo quella versione, insomma, da installare. Detto questo, direi che ora possiamo passare ai benchmark. Per prima cosa partirei con le frequenze. Quelle di stock sono 175 MHz nel core clock e memory clock di 400. Con l'overclock siamo riusciti a portare stabilmente la GeForce 3 Ti 200 a 220 MHz di core clock e 470 per il memory clock. Davvero guadagni niente male, soprattutto considerando che la GeForce 3 classica invece ha 200 MHz nel core clock e 460 nel memory clock. Su 3DMark 2001 SE Second Edition invece abbiamo dei punteggi che sono niente male. Abbiamo 7282 punti a stock e ben 9448 punti in overclock, quindi davvero un guadagno ragguardevole. Su Max Payne in 1024x768 settaggi prende tutto al massimo, abbiamo 65 fps a stock e in overclock 73. Devo dire però che questo gioco ha un problema di micro stuttering interno, si vede anche da questa clip che non so bene come risolvere anche dopo aver patchato il gioco. Su Halo Combat Evolved in 640x480 settaggi alti, facciamo 41 fps a stock e in overclock 46. Anche qui in realtà il margine è di circa il 10%, forse qualcosina in più, che non è poco effettivamente. Questo è un gioco abbastanza pesante pur essendo del 2001. Passando ora a Return to Castle Wolfenstein 1024x768 e settaggi maxati, facciamo 73 fps a stock e in overclock raggiungiamo praticamente il cap del frame rate, 90 fps. In 1080x1024 invece a stock facciamo 56 fps di media e in overclock ben 69, quindi davvero vantaggi e guadagni, niente male. Mafia 1024x768, settaggi anche qui tutti tirati al massimo, non abbiamo un vantaggio ad utilizzare l'overclock, stranamente, probabilmente siamo limitati in qualche modo dal processore, ma dovrei indagare meglio perché non conosco bene le prestazioni di questo gioco. Passando ora invece a un altro titolo molto interessante, cioè Age of Mythology, 1024x768 settaggi elevati, a stock facciamo 49,9 fps, 50 fps in sostanza, e in overclock ben 74,4. Questa è la prima missione della campagna, la caduta del tridente, e il gioco è stato patchato ma senza l'espansione uscita nel 2004, quindi questo è proprio l'originale. Passiamo ora a Metal Gear Solid 2 Substance in 800x600 a settaggi maxati. Questo è un titolo originariamente uscito
gratuito per PS2, ma c'è questo porting su PC, secondo me molto interessante. A stock facciamo 52 fps, in overclock 59. Questa che vedete è una delle VR Mission, quindi non è il gioco principale, però è comunque molto interessante secondo me come titolo, perché implementa anche qui davvero riflessi e effetti grafici non banali. Su Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo, altro titolo porting più che altro dell'era PS2, in 1024x768, settaggi alti, facciamo 26 fps a stock di media e in overclock 42, quindi davvero niente male. Questo è un altro titolo che vi consiglio veramente tanto di recuperare, perché è uno dei miei preferiti. Detto questo, direi ora di passare alle considerazioni finali di questo video. No, no, non è andata così. Fammi ricominciare. Il ponte rotto, l'ho saltato. Ho preso la rincorsa e l'ho superato. Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver visto come giravano i giochi 23 anni fa su una delle schede che aveva probabilmente il miglior rapporto qualità-prezzo e in termini di tecnologie era una di quelle più avanzate. Infatti questa GeForce 3 Ti 200 venne considerata da molti una dei migliori acquisti in termini di schede grafiche che si potevano fare nel 2001, proprio per il fatto che pur essendo la fascia bassa proposta da Nvidia si poteva overclockare, come abbiamo visto, e guadagnare circa un 20% di prestazioni, poi se avete fortuna anche qualcosina in più andando ad aumentare la frequenza del core e della VRAM. Tornando ora ai giorni nostri per discutere se sia una scheda video che può essere ancora valida, ovviamente per quanto riguarda il retro gaming, vi dico dipende dal prezzo a cui la trovate, perché come un po' tutte le schede grafiche del passato ve le fanno pagare, questo è poco ma sicuro. Questo modello in particolare fino a diversi anni fa si trovava ancora disponibile seminuovo da eBay su una ventina di euro, 25. Al momento attuale i prezzi sono purtroppo risaliti e io ho avuto fortuna, vi devo dire, a trovarla su Wallapop, diciamo non testata, però poi era funzionante effettivamente, a una decina di euro. E a questa cifra devo dire che se siete appassionati e volete rimettere in piedi una macchina di quegli anni è sicuramente un prezzaccio, quindi la dovete prendere. Però se già la dovete pagare tanti soldi di più, magari dovete pensarci un attimo. Sicuramente è il modo migliore per godersi i titoli di quegli anni, visto che molti poi, soprattutto se andiamo a utilizzare schede video un po' più recenti, anche molto più potenti, iniziano a non diciamo far eseguire correttamente i giochi. Posso pensare a dei titoli sviluppati esclusivamente magari per queste architetture e che quindi dopo iniziano a girare un po' così così. Magari schede video anche della serie 5000, le FX tipo la 5005 che si trova veramente a 10 euro, potrebbe ancora andare bene, ma non ho indagato, quindi prendete queste informazioni con i guanti. C'è da dire ovviamente che se trovate questo modello in particolare a una cifra relativamente bassa, non è male, perché abbiamo visto che anche se andiamo a fare un po' di overclock, riusciamo a portare le prestazioni ben oltre quelle che sono le potenzialità di una GeForce 3 e quasi a livello di una GeForce 3 Ti 500, che nel mercato dell'usato costano decisamente di più rispetto a questa Ti 200. Quindi che dire, spero che questa retrospettiva vi sia piaciuta. Se è così, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento su cosa ne pensate di questa GeForce 3 Ti, se magari l'avete avuta in passato e in caso come vi siete trovati. Detto questo, io come sempre vi invito a guardare due video che se non avete visto vi consiglio molto di vedere. Il primo è quello sul PC da gaming del 1999, mentre il secondo video che vi consiglio, realizzato quasi un anno fa, è quello sul mio retrocomputer con Windows 95, sostanzialmente un PC con componenti del 1997 e registrato su videocassetta. Detto questo è tutto, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!